De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e tante altre specialità. De Caro comincia una nuova avventura. Giovedì 6 aprile vi aspetta per l'inaugurazione in via Carlo del Balzo ad Avellino. Flumeri tra i comuni chiamati alle urne il prossimo 11 giugno per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Tre al momento le liste civiche in campo, ma sentiamo dalla gente cosa chiedono al nuovo sindaco. Cosa chiederete al nuovo sindaco? Fino adesso stanno facendo delle belle cose, non è che non stanno facendo, però ci vuole ancora un campo sportivo, qualche parco gioco per i bambini, qualche piccolo ritocco per il paese. Ho bisogno di tutto e tengo 67 anni e non mi hanno fatto mai niente. Io sono contadino, tengo una via che non posso accedere ai terreni. Esce un sindaco e non faccio niente, esce un'altra e manco faccio niente, esce un'altra e manco faccio niente. Io sto ancora in queste condizioni. Come si chiama questa strada? Lanciamo questa segnalazione. Via Borrelli. Flumere è l'unica via che è rimasta senza fa niente, senza a terra. Pertanto è in discesa la via e quando piove, essendo a terra, fanno i canali, i diluvi proprio. Quindi la difficoltà a percorrere la strada per tornare a casa? No, per andare a lavorare e per tornare pure. Perché per salutare, per loro che si vanno a fare la pagnotta. Io credo che ci sia poco da chiedere, nel senso che l'attuale amministrazione sta lavorando bene, ha cercato di ripristinare strutture come la scuola e il comune e quindi dà una possibilità anche alle nuove generazioni di usufruire di queste cose. Credo che si debba semplicemente continuare su questa strada, sta cercando comunque di riprendere in mano un paese che viene da 20-25 anni di oscurantismo proprio.